Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Si discute ormai alacremente e senza tregua in Italia, ma non solo perché ha avuto una eco non solo italiana, della tragica vicenda di Giulia Tramontano, la ragazza massacrata e uccisa quando era incinta dal proprio compagno Alessandro Impagnatiello, e soprattutto sta prendendo piede una tesi che a mio giudizio merita di essere discussa criticamente. In sostanza, la tesi dice che Impagnatiello non è un caso isolato, ma rappresenta in qualche modo le pulsioni del maschio in quanto tale, se non tenute a freno, e rappresenta anche, secondo alcuni, l'evoluzione nociva della famiglia tradizionale. A questo riguardo ho letto un commento davvero agghiacciante di un certo Fabio Salamina, non ricordo, sulla sua pagina Facebook, credo sia un giornalista, il quale diceva che il caso Impagnatiello non è un caso isolato, ma è in qualche modo l'esito della famiglia tradizionale. A parte il fatto che, per quello che ho visto, non mi consta che fossero una famiglia tradizionale. I due erano conviventi more uxorio, in verità non era una famiglia tradizionale, ma poi al di là di questo è una tesi assolutamente folle. Intanto possiamo ben dire che il caso di Impagnatello è un caso individuale, come ci insegnano i filosofi medievali, non si dà scienza dell'individuale. E quindi pensare di poter universalizzare la follia, il gesto folle compiuto da Impagnatello, trasformandolo in qualche modo nell'esito necessario dell'agire maschile o della famiglia, è un puro non sequitur. Resta quello di Impagnatello un caso di follia incontenibile che non può essere in alcun caso universalizzato. È un caso singolo, per fortuna, di violenza omicida che deve essere ovviamente punita a norma di legge, non ci sono giustificazioni possibili. È un duplice omicidio di fatto, perché ha ucciso non solo Giulia, ma anche il bimbo che ella aveva in grembo, e quindi è un caso individuale di follia incontenibile che non può essere ricondotto ad alcuna presunta logica universale, come se fosse la famiglia o il genere maschile. Queste tesi sono tesi deliranti che semplicemente rispecchiano lo spirito dei nostri tempi senza spirito. La nostra è l'epoca del cogito interrotto, e anche in questo lo dimostra piuttosto limpidamente, direi.